carne fresca. Solo prime scelte. Da consumarsi in diretta. Ciao amici di Carne Fresca Radio Statale, io sono Amedeo. Io sono Eleonora. E ci sono con noi oggi in studio. Chi c'è in studio? Eleonora! Ci sono i Popper, ragazzi, Popix, Popper, come vogliate chiamarvi. Come vi chiamiamo, Popix o Popper, ragazzi? Come vuoi tu. In English. Let's make it. Laura is here with us, so we're not allowed to speak Italian, guys. No. We are really sorry for the ignorant people listening to this radio. English is important. Learn the fuck out of my ass. Except Brexit, so you don't need to anymore. Ottimo. Come state? Come state? Good, we are good, fine. State fine, good, ok. Quindi stasera c'è grande festa, giusto? Tonight is gonna be the last night of Cosmo. Ah, oh, di tutto l'esistenza. Perché? Because Laura is with us. E Laura? Ciao Laura. Ciao. Da dove arriva Laura? Ask her. Can I zoom? Where are you from, Laura? 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 Finlandia. E come sei finita con questi voloschi figuri? In English? She doesn't understand Italian. Yeah. Ah, non lo so dire. Oh! Non lo so dire. Oh! Non lo so dire. Abbiamo un esempio dell'ignorant people. Ignorant people che dicevi prima è qua. Esatto. Niente. Why are you in Italy with Popper, Popix? Why? Why? Because of Davide. Oh. Because he always invites me. Oh. Hai capito. Quanti scoop. Sta facendo, non so se lo vedete, perché abbiamo una bellissima diretta su Facebook. Se riusciste a fare un bellissimo zoom. Grazie. I'm sick of hanging the cell phone like this. Pass me, it's yours. Ragazzi, ma partiamo subito con un primo brano del vostro nuovissimissimissimo album. Dai, yes, you do. Partiamo, secchio. Ritornati in onda. Wow, ragazzi, oggi stiamo in mille in questo studio e quindi faremo tante chiacchiere e sarà tutto molto bellissimo. Allora, raccontateci un po' del vostro album nuovo. So, let's talk about the new album of Popix. Traduzione simultanea. Really close to the mic. Our new album. Can you talk in Italian and in English? Forse la Nesti ne sa un po' di più, no? Sul nostro album nuovo. No, I don't have anything. Il nostro nuovo album è il prodotto di... Oh, anche in English. It's the product. Please stop me when I'm okay. Okay. It's the product of our inspiration. And è tutto. Oh, io ti faccio la traduttrice. È il prodotto della nostra. Dai, non ce voglio, dai, tra... No, ma come? dai, ragazzo, salgo io. Get closer to the microphone. Sei nascosto. Allora, siamo contenti che sia uscito in tutti i negozi. We are happy that our album is everywhere in all the stores of Italian peninsula. But not in Trento. But not in our hometown. Why? They banned us out of because our there are no more there are no more stores of discos. Ah, non ci sono più negozi di dischi. No, zero. No. Ma perché li hanno loro? Because everybody uses Spotify. Ah, everybody loves Spotify. Because we have people stealing music. Stealing music from internet. We have money from the government. Fate un appello a rubare la musica da internet. Yeah. No, l'appello è più che altro. Aprite, open a new store of discos in hometown as. As. In our hometown, please. Va bene, faremo un appello, scriveremo noi di Radio Statale al sindaco di Trento, i Popix vi chiedono... Chi è il sindaco di Trento? Giulio Andreatta. Giulio Andreatta, va bene, me lo segno, lo segno qua e poi sarà fatto. The major of Trento. Giulio Andreatta.
Ragazzi, ma vi faccio una domanda. Allora, intanto siamo in diretta su Facebook, quindi insomma lo sanno. Esatto. Hello. Quindi potete adesso questa puntata andrà in onda alle 19, ma voi potete vedere tutto chiaramente adesso in diretta, adesso tutto super bellissimo. It's gonna be listen at 7 p.m. tonight. Esatto. Per Laura. 7 p.m. remember on www.radiostatale.com. Radiostatale.com. IT. Giusto. Vabbè, ma parlateci poi. Stasera dove suonate innanzitutto? Tonight we are gonna play. Stasera andiamo a suonare a il Tunnel Club. Wow. A place nearby railway station. Actually under the railway station. Sotto le ferrovie dello Stato. Super. È un posto super importante qua a Milano. Tunnel come... No, I don't know if it's important, but it's a nice location. È una bella locazione, perché because when I was adolescent, teenager, I liked it. Ah, bene. We are going with the help of Super Internet to put a little spy camera on Super Internet, Davide. Soprannome Super Gli mettiamo delle micro spie addosso e piazziamo dei monitor in giro per il locale. Il monitor e delle bombe a mano, praticamente nessuno. Potranno vedere locali. Quello che succede vicino al glande di Davide. E niente, così sarà divertente. Mettiamo delle bombe a mano sul retro del stage. We put some bombs inside the cocktails. And then we spin off the liquid. Okay. Wow, sarà una super serata. Yeah. Senza Are you going dubbio. To come, Leonora, so we can get married? You know, tomorrow we can. Tomorrow. No, tonight you have to sleep. Domani we are going to play, suoneremo in Roma. L'anificio. Verrò a Roma allora, assolutamente. Okay, facciamo così? Quindi domenica mattina o sabato ci sposiamo, decidi. You can get alla messa domenicale during, traveling towards Roma. Ah, perfetto, sul treno direi. Frezza rossa. Ma io direi, ragazzi, se che andiamo a Roma la domenica mattina si va a sentire il Papa, sì. E intanto che si è lì the young pope. bello, lui bravo. Avete visto? No. No, va bene, niente, una domanda così bruciata. Qualcuno ci ha detto che è frocio anche lui. È frocio anche lui, sì. Probabilmente sì. Ritrovato. L'amico ritrovato, bravissimo. Il frocio, bellissimo, bello, ricordiamoci. Infatti il frocio perso sta scritta nel Rinascimento. Quindi diciamo la connessione con l'amico ritrovato. Frocio perso, amico ritrovato. Ah, ma davvero? Una storia bellissima. Che bello, grazie. You're welcome. Grazie, ho trovato un nuovo senso al vostro lavoro, ragazzi. Sapete che Papa Francesco presenterà una canzone al Festival Bar? Papa Francesco is gonna present a new song at Festival Bar in next summer with Pietro's Visuals. Wow, fantastico. Oroscopo. Ci potete dare un'anteprima di questa, non so. Yes. Un'anteprima di questa canzone, dato che abbiamo il compositore. I don't remember any Cristiano. Partiamo con il secondo pezzo. Dai, allora, questo è un consiglio che hanno dato loro. Ma raccontaci, è una canzone particolare, una canzone di Alizé. Se tell us something about this song, Alizé. She was really hot when she was 16. Nowadays, l'Alizé, she's 32, because she's 32, from 84. Anni, perché è dell'84. She's now a grandmother. È una nonna. Of three fucking good blinking kids. The Blink 182. French blinking kids. And now she has tattoos on her body. Una volta era pulita, invece. She was pure. Great. Noi odiamo ogni forma di tatuaggio. Ah, we hate tattoos. Niente. Especially the one inside. Tatuaggi dentro? Interior, the inner ones, intestinal tattoos. Ah, brutti quelli. Va bene. Allora ce l'ascoltiamo, dai. Via. Oh,
bellissimo, ragazzi. Io sono commosso. Ma come avete conosciuto questo artista? Vota no! Autonomia del Trentino! Vota no! Autonomia del Trentino! Riqualifichiamo il Trentino! Riqualifichiamo la nostra terra! Viva Trentino! Vota no! Vota no! E questo era uno spot elettorale. Esatto. Ragazzi, domenica si vota e i PopX dicono di votare. This weekend we vote. No. We have the referendum. Come closer. There is a referendum in Italy. Vieni qui vicino, caro. Europe. We want to be, but we won't be able to vote because we still our electoral cose. Papers. Scheda. Constitution. Scheda electoral scheda. Ah, it's like Brexit for Trentino. Yes. Trentix. We have to choose to stay in Italy or stay in Trentino. È un nuovo stato, lo stato del Trentino. Io vorrei venirci a vivere nello stato del Trentino. Come. Però voi dovete essere come tipo sì, presidente, capo di tutto, sindaco del gabinetto. Sì, anche sì. Dovete essere forza, perché sennò non ci trasferiamo. No, niente. No, assolutamente no. E cosa dobbiamo cosa ragazzi, io ho una domanda. Allora, io sono venuta a vedervi live tipo un anno fa e sono rimasta sconvolta. Eravate tipo allo Ibo, se non erro. Okay. Ed era did tipo you pay vi conosci- 20 euros for coming and yeah, I paid a lot. Sì. I wanna marry you. Costava 20. No, ho pagato anche la tessera Arci, quindi fottio di roba. Vabbè, ma a parte quello, vi conoscevo pochissimo perché tutti mi avevano parlato, vai a vederli. Sono venuta e io ero tipo, sono rimasta in un angolo del Louis Boss spaventatissima perché ho detto, oh mio Dio, che cosa sta succedendo qua? Beh, perché fate queste cose live? Tu hai pagato quando tutta quella gente ha scavalcato e non ha pagato? No, non è vero, hanno pagato tutti. C'era un umone. Why the people were getting in for free? No, non è vero, non tutti hanno pagato. Appunto. non tutti. Vabbè, ma se voi fate entrare la prossima volta vi dico no, anch'io sono amica di Davide. Hanno proprio scavalcato le recinzioni. We are friends, you have to tell us. Ok, la prossima volta farò così, va bene, però... La domanda era perché fai così, Davide, cazzo? Grazie. Davide, perché fai così? No, cioè la domanda seria, se vogliamo vedere, è tipo... Boh, la domanda seria è tipo, vabbè, ma... Tu, what do you remember my wife? Che cosa rimembro? Rimembro lui in mutande remember? Che fa... No, it was not me, it was Pietro. Ah, ero molto era lontana. Era Pietro. Yeah. Qualcuno, mi ricordo qualcuno in mutande con... Because Davide was naked. I was in underwear and he was naked. He was in underwear. Ah, ok, mi sono persa il passaggio, vedi? I don't have the sense of pudor now. I lost it when I was 5. Sembra una storia triste detta così. Yeah, dello scandalo delle marmitte in culo. There was a scandal in Trentino 25 years ago. 25 years ago when I was 5. Che yeah. Le persone si infilavano le marmitte. About anal contraptions. Yeah, and the relaxation really of the perineal muscle. Stories about condoms and exhausting systems and expirations. Capiamo. E quindi da questo tu. Vabbè, dai, come ti è venuto in mente di fare quella performance, se possiamo così definirla? This was fruit of our imaginations of Pietro. No, it's Pietro, di cosa ti fai? No, Pietro is studied about this kind of performance. He studied for a while. Si vede yeah. Proprio la faccia da persona che ha studiato, è preparato. Esatto. He graduated. In performance. In nudism. Nice. Cioè ci sei praticamente Marina Abramovic, subito sotto ci sei almost, tu praticamente. Yeah. Tra l'altro lui è stato il pioniere dell'FKK. He was the pioneer of FKK in Lago di Caldonazzo in Trento. And in Piazza Dante a Trento. And the first that he has brought skate party in Trentino. Ah, vecchio Pietro. Di cosa stiamo parlando, ragazzi, per i nostri amici italiani? L'FKK. FKK è il Freikulturkorps.
It means libero utilizzo del proprio ventre. Giusto, giusto. Non vedo che ci sei sbagliato. E lo scat party è una festa in cui ci si fa la cacca addosso. Io questo lo sapevo, ma sono stata zitta. Vabbè, direi che dopo questo possiamo partire con un altro consiglio musicale, che stavolta è il nostro, del nostro bellissimo e carinissimo Meo Itria. Cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto... Non c'è ancora. No. Sei... E abbiamo scelto i Selton, però vabbè, a questo punto mandiamo... No. Shandon. Shandon. Più Shandon, meno Selton. I Shelton. Ma chi è Shelton? La Fusion. Mandiamo la prova. Anzi, facciamo un karaoke, ragazzi. Dai, facciamo un momento karaoke, ragazzi. Facciamo, cantiamo tutti insieme. Completamente dei giornalisti. Ok, vai. Vai, andiamo. Tre liste, lo ricordi te? Chi è l'altro uomo che è scappato via con me? Ma non penso che ci resterò tutta questa notte, no, completamente. Arriviamo al dunque, ragazzi, dai, non stiamo aspettando tutta la strofa. Dai, tira avanti, dai. Non ci incontreremo mai. Vai, non si guarda. L'unico briciolo di dignità che io ci avevo. Non si muore, poi si vive. Delicati da carezza. Nata per dire l'amare. Compasso che ti vuole. Ancora molto. Per ricordare i sensi di colpa e ritornare da questo viaggio. Perché la vita è un treno che vola via. Non devi parlare nelle cuffie, dai, del microfono. È pesante fare il karaoke. Ragazzi, dovete adattarvi, purtroppo. Noi che non abbiamo il testo. Imagine all the people. Completamente. Sally's gonna be my next lover. But tonight I'm gonna fuck you. And the things I wanna do with you tonight, I'd like to do something else. I'd like to do something else. So completely. Bene, io facciamola morire qua questa cosa bellissima. Bellissima, e possiamo andare con il pezzo giusto, che è Pasta in brodo. No, vabbè, facciamo, no, volete fare brodo. Un altro momento? Sì, dai, facciamo un altro momento karaoke. Tutta, sì. Allora, ragazzi, io la spiego questa. Però esatto, questo c'è, è un karaoke particolare. I can explain it to you. Vai, explain. Questo this is a loop made out with un giorno, chi è che traduce simultaneamente? Io. Un giorno ero a casa con il mio amico Romeo, che mi ha fatto scoprire che su YouTube si schiaccia i numeri e puoi dividere. One day. Io ho messo su Weekend Day 883, ho cominciato a schiacciare 7, veniva fuori sempre pasta in brodo. I can translate. One day Luca Babic was with his friend Romeo Steiner sucking and doing stuff, but then Romeo told him that if on YouTube you can press numbers and to divide and suddenly you switch off your penis. Yeah. So if you press one, your penis is missing out time. If you have enough time to enjoy your life, you go 823 type on YouTube and keep pressing 7 button and
Schiacciare il 7 quando si guarda negli 883. Ma sì. Qualsiasi canzone. Ma qualsiasi canzone. C'erano anche tutte le canzoni, però con Weekend degli 883 vi sentite pasta in brodo, forse minestrone. Yes, forse minestrone. Ok, benissimo. Tutto il tempo che avete voglia di ma volete cantare anche questa, ragazzi? Yes, certo. E allora facciamola partire. Yes, Weekend. Sing all. Siamo, Davis. Vai, vai. Non la sai la testa. Dai, 3, 2, 1, 2. Pasta in brodo, forse minestrone ad andar bene, un po' di verzana. Pasta in brodo, forse minestrone ad andar bene, un po' di verzana. Pasta in brodo, forse minestrone ad andar bene, un po' di verzana. Pasta in brodo, forse minestrone ad andar bene, un po' di vagina. Pasta in brodo, forse minestrone ad andar bene, un po' di vagina. Io ho paura a chiedere quanto dura questa roba. No, devo spiegare un'altra cosa. Dimmi tutto. Questo loop è stato costruito per essere un gioco. Praticamente a un certo punto ho fatto lo scherzetto di aggiungere anche poi di nuovo. No, pasta in brodo, detto, no? Forse. Quindi tu con i tuoi amici ti trovi, sì, e decidi tra quante volte dice poi di nuovo. Ah, poi di nuovo, ok. Si sente un dio, e chi, e come si fa a vincere? Pasta in brodo. Capito, no? Come si fa? Questi due individui in cui. Ma c'è tipo una base alcolica a questo gioco, anche per caso, sì, si, certo, si può, certo, si può declinare in questa, certo, maniera. Può far tutto. Ma si sente l'ora? Dura 6 minuti e 40. E niente, noi ci divertiamo in sta maniera. E, ce l'abbiamo stavolta la canzone di Shelton. Quindi le diciamo che la mandiamo, così ci ripigliamo un attimo da questi karaoke bellissimi. Mi spiace, ragazzi. Mi spiace. No, no. Mi spiace, no, ragazzi. Shelton, no, eh. Vai, fa la partita. Sì, sentiamo un bel brano dei Zenziska. No, dei Caprozzo di Zenziska. Caprozzo. 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 Articolo 31. No, mettiamo Onti Bisonti. Onti Bisonti venienzo dei monti. Ce la cerchiamo dopo. Fa la partita pure. Onti Bisonti. Ora che tu hai finito con me, ho tanta voglia di finire. Ehi, amici. Amici, rieccoci in onda. Un'ambulanza per Andrea che c'ha la fucking cardia. Hello, it's me. Allora, adesso è il momento del quizzettone magico di carne forse fresca. Forse sarà il momento I love più you, serio di tutta. I love you too. Hai trovato almeno due spasmanti. Caspita, che culo, mezz'ora. È un giorno solo, regà. Mai capitato in 24 anni di vita. We are a single person. Ah, if you marry me, you marry him too. Don Sans, I love you. Ti voglio, Francesca, ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio. Facciamo, okay. Possiamo far partire la sigla del nostro magico quiz. Ti voglio, sì. Passiamo già dentro, perfetto. Io ce l'ho. Dai, fai la partire. Vai, grande. Allora, noi siamo dentro. Adesso facciamo il quiz senza filtri di carne fresca dello statale. Dovete quindi la prima cosa che mi viene in mente è la risposta giusta. A circolo, cioè insomma, esatto, una risposta. 3, 4, 5, 6. Andrea. Tutti quanti. The one for Laura e Inca. Ok, the one. The first. LP, the first. The first records. Records. Il primo album. Che hai comprato? I think it was Adiemus. Di? Adiemus, yes. Napoletano. Uè, Adiemus, uè, guaglio, bello Adiemus. Brava. Or, a circolo, or it could have also been Smurfs. Smurfs. Oh, nice. I puffi. I puffi, sì, poi? Cosa sta succedendo? Ti voglio, sì. Ok. Io mi dissocio. Che cosa stiamo ascoltando? Ok, ragazzi, che cosa stiamo ascoltando a carne fresca? Nuovo singolo di Edoardo Calcutta. Oroscopo. Ci posso credere, ragazzi.
su questo qua. Poi sul nostro podcast di iTunes c'era una bella AD explicit bellissima. La Sony a casa a cercarvi se la pubblicate questa. Stavamo dicendo il primo disco che avete comprato, forza. Io il disco dei Teroldex Stones, ora articolo trentino. Gruppo che consiglio vivamente di ascoltare a tutti. Io Lesbianity l'ho comprato ieri. Il primo disco. Potete farlo anche voi. E poi? Completamente il singolo. Completamente! Sì. Benissimo, poi canzone che cantate sotto la doccia. A giro, via. Se Francesca ti voglio, ti voglio. What do you sing when you when have you take a shower? When you have a shower. You have to sing, of course. I don't know, I don't really think. I just want to get out of there. Yeah. She doesn't grazie per la collaborazione. Poi. Io canto Sono un figo di Morte Cattiva, aggettivo 7. Puoi accennarci qualcosa? Sentire il motivetto. Senti, il motivetto. Io faccio la doccia. Sono tutto il tipo del maschio. Occhio penetrante, sono figo. Con il mento quadrato, c'ho la faccia come un frigo. Labbra carnose, volto sorridente. Sembra fosforescente. Comunque, ascoltate, dai ragazzi, che siamo qua sbronzi. Poi? Pietro? Io no. Tu non canti. Non canti o non fai la doccia? Non mi faccio. Con la maglietta di Adobe, esatto. Che è bellissima. È tipo una delle cose più belle che io abbia visto nella mia vita. Grazie, Davide. Non ho nulla da dire. No, anch'io mi faccio il bidet. Io, diciamo. Mi faccio solo il bidet. Solo il bidet. Vabbè, è importante avere certi punti puliti. Il bidet integrale. Cioè, mi butto dentro il bidet. Ho un bidet gigantesco. No, un bugiardo. Mi lavo pezzi nel bidet. Ok, ottimo. Va bene così. Giusto. Poi, cosa possiamo chiedere? Ragazzi, l'animale guida, se doveste scegliere per i Popix. Qual è l'animale? Walter Biondani. Chi è? Il mio animale guida? Walter. E chi è? Wallace. Un giovane... Un membro fondatore del Popix. Ma no, ma devi prendere qualcosa di più ideologico, capito? Vabbè, perché non è ideologico, più che membro fondatore. Tipo che so, la lucertola, il... La lumachina. No. Il vibratore. Questo è un animale. Vale, certo che vale. Cos'è che mi hai detto ieri, Babbu, quello che fa i buchi enormi? La scabbia. No. La famosa scabbia. È vero. Laura. What is the question? Qual era la domanda? How much? L'animale guida. Ah, io. Your guide animal. Your totem, like. It's a Finnish animal. Yeah. It's called Zaimar Norpa. Norpa. What the fuck is a Zaimar Norpa? Say it close to the microphone, please. Closer. It's Zaimar Norpa. Zaimar Norpa. What kind of animal is it? Like a... It's like a seal. Una focona. Nice. Like a narvalsh. Una foca. Forse un lamantino? Lamantino? Potrebbe un dugongo. Chi ha detto? Mi sembra il lamantino. Andata, abbiamo, ok, va bene il lamantino. Lamantino molto carino. Ragazzi, cosa mangiate che vi fa dire wow? Superfood. What do you eat? Best things to eat. I spaghetti freddi del Sichuan. Minchia, okay. Ti capisco. Gli spaghetti freddi dei cinesi sono top. Quelli con gli arachidi, cipollotti, piccanti, salsa di soia. Sono quelli thailandesi, questi. Dei Johnny Sichuan in Cina. Ma quelli con gli arachidi sono mica thailandesi. No, vabbè, ma no, tutto il mondo è un fascio. Bella tutto il mondo è un fascio. L'Europa sì. È l'influenza, ragazzi. Non ho bevuto nemmeno. Pensavo di arrivare già sbronza, invece no. Laura, what's your favorite food ever? Oh, that's hard. It's a Finnish one, right? Yeah. Come on. So, I just want to say this. It's Karjalan piirakka. Karjalan piirakka. Che cazzo. And what is that? In English, if you can. I won't. I mean, have to imagine. I have to imagine. Yeah. Okay. Ragazzi, io ho una burrata da mezzo chilo, okay. Con 250 grammi di puntarelle fatte in salata. Teroncello, buono anch'io. Per me è sugo pomodoro.
Così, easy. Col cucchiaio. Sì, perché dovete sapere che è una, quasi una perversione di Davide, quella del sugo al pomodoro. Ah, vabbè, pomodoro. Lui balza da una casa all'altra richiedendo sempre pasta al pomodoro per poi fare il confronto. Ah, con la pasta in brodo, il mio estrone. È una cosa bellissima. Mi piace, diciamo, tenere in considerazione le varianti, i dettagli che variano tra una pasta e l'altra. Quali sono questi dettagli? Cioè, per essere una pasta al pomodoro fatta come Dio comanda, cosa ci deve essere, non secondo ancora, Davide Panizza? Non ho trovata la migliore, però mi piace sicuramente, abbastanza dolce la passata. E di solito consiglio di usare quindi passata e non pelata. Ecco, bravo. Innanzitutto mi piace, di solito prendo l'acirio. Ah, passata acirio. Parto con l'acirio e da lì parto. Ma soffritto? Quanto soffritto lo faccio di solito solo con aglio. Solo aglio. Non okay. Cipolla perché mi fa male. Fa venire mal di testa. Ma tritato o in camicia e poi lo togli? Lo metto dentro, lo faccio far sì che lo soffrigo e poi. Lo levi. Me lo mangio però. Ah, ok. C'è anche vabbè. Storito, diciamo, di purificazione. Vabbè, certo. Mangiare l'aglio fritto, Mona, che ti fa. Per la felicità di compagni e amici e fidanzati. Bene. Chiudiamo questo quiz magico e andiamo con ragazzi, sentiamo vostro... drogata schifosa. Esatto, poi okay. Vi racconto una cosa. È un mattino fantastico. Oh, andiamo a farla di farei colazione con le amiche. Mi ricorderò di noi il giorno in cui ci sarà una guerra. Ciao ragazzi, siamo qua di nuovo. Benissimo, devo dire. E Eleonora voleva dirvi una cosa a proposito di questa canzone. Sì, a parte questo, che magari dopo, non adesso, volevo dirvi che ok, mio padre inconsapevolmente una volta vi ha citato, perché tipo quando mi sono fatta il septum mi ha guardato e mi ha detto: sembri una drogata schifosa. E io dentro di me ho detto: wow, tutto questo è fantastico. Ma cos'è il septum? Il septum è un piercing che ti fai nel naso, qua. Ah, non nel lato. No, no, perché sennò mio padre forse non l'avrebbe visto. Sennò forse avrei dei problemi più gravi. Speriamo, che ho. Esatto. Karaoke, karaoke, karaoke. Sono estasiato, siamo tutti estasiati. Cosa io dobbiamo... sono ancora più innamorata adesso. Cosa dobbiamo fare adesso? Niente ragazzi, adesso dovete lanciare. Invitiamo tutti stasera a venire al tunnel. Vai, fate un vai, grande fate annuncio. Fate un appello. Loco. Allora, Piazza Aspromonte 45 e poi andiamo lì. Piazza. Vabbè, ma questo non è un appello, scusami. Ma che appello è? Cosa vuol dire? Dai, ditelo voi ragazzi. Cosa cos'è? Il volto della depressione, un quadro del 1900 rinascimentale. Si chiama Il volto della depressione di Cristo. Oh. Esiste particolarmente. È stato dipinto da. Da? È esposto al Deutsche Museum. Bello, bello. Del Carracci, Mona, un dipinto del Carracci del 1600. Molto bello. Si chiama Il volto della depressione. Della depressione, come di pre, perché. Che tra l'altro è vostro conterraneo. Era il nostro batterista. Era il vostro batterista, Andrea Di Pre. Molto bene. Dai, ragazzi, fate un appello perché qualcuno stasera deve dire: vengo al tunnel a sentire Popper. E niente, bene. È andata così, ragazzi. Da casa. Vabbè, ragazzi, chiudiamo qua questa puntata di Carne Fresca. Ci vediamo settimana prossima. Sempre. Ma prima ci vediamo al tunnel. Ma prima stasera ci vediamo al tunnel, dai. Alle circa meno quasi, come sempre. A luna, ragazzi. Allora, di notte, comoda, ragazzi. Infatti, esatto. Tipo. Perché dormire? Tutti sbronzi, però. Sennò, che veniamo a fare? Speriamo, cioè, diciamo che si spera. Sai, prendetela con calma, venite a fare un po' di aperitivo e poi... Che è una cena di Natale! Fate un po' di aperitivo e poi ci vediamo. Bene, ragazzi! Noi chiudiamo con Madame Adoré. Madame Adoré, la vostra, ci vediamo la prossima settimana. No. Siamo gli auguri a Silvia. Sì, ah, giusto! Oggi è il compleanno di Silvia. Can you sing happy birthday in Finnish to her? Close to the microphone, please. But not alone, it's hard. Yeah, we're gonna... Am I in Finnish? We tried. Am okay, I okay, Finnish? Okay, thank you. To get with you. Thank you, okay. One, two, three. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea, Silvia.
Silvia. A Silvia. Fabio non ne ava. Tanti auguri. Ciao ragazzi, grazie ancora. I tuoi 13 anni. Grazie a voi.